Allora, com'è che abbiamo pubblicato questo libro? Beh, questo libro è nato da un momento che tutti quanti noi abbiamo vissuto riguardo alla pandemia, dove tutti parlavano male di questi virus e di come questo virus era praticamente il nemico da combattere. In realtà, la biologia ci insegna che i virus sono dei microrganismi che sono presenti da miliardi e miliardi di anni, molto prima di noi. Quindi noi siamo. Spiegalo, Ah, devo andare. forse, dai, Noi vai. ci siamo evoluti grazie a questi microrganismi, perché questi virus, abbiamo scoperto, sono presenti in noi, addirittura nel nostro patrimonio genetico. L'8% del nostro DNA è formato da retrovirus. E tra l'altro questo 8% ha una capacità di gestione, di orientamento del nostro patrimonio, per cui il 50% del DNA totale viene poi regolato da questi retrovirus. Ma non solo, la cosa più affascinante è che questi virus hanno la capacità di stimolare in noi le nostre risorse, tant'è che spesso quando pensiamo ad una forma virale il sintomo più eclatante, più comune è la febbre. Ma perché? Perché la febbre è calore, calore è vita, quindi ogni volta che il virus viene in contatto con un organismo intossicato per svariati motivi, ecco che grazie a questa interazione si sviluppa una reazione febbrile che permette di sviluppare calore e quindi di apportare vitalità alla zona interessata. Ecco come allora questo libro diventa molto importante per dare importanza giustamente a questi microrganismi che hanno permesso e che permettono tuttora l'evoluzione dell'essere Grazie, mi umano. Può sembra bastare un'ottima così? presentazione. Va bene così? Sì. Posso andare?